compagno. Miller. Goretzka. Gnabry. Palla tra le linee. Davis. Goretzka. Alaba. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Goretzka. Müller. Riceve un pallone interessante. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Colpisce! Primo gol per il Bayern di Monaco. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Gnabry. Cross verso il C. Incornata! Ottima la parata del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso carino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Goretzka. Ecco Lewandowski. Goretzka prova a scavalcare l'avversario con una palla lunga. La allontana con forza. In posizione per il cross. Qui David. Müller dice di no. Che classe! Ottimo salvataggio! Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Ottimo salvataggio! Basso rimbalzo. Hanno trovato il gol! Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Lewandowski. Goretzka. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Davis. Cerca l'uomo là davanti. Lewandowski. Passaggio filtrato per Müller. Müller! Ha provato ad ingannare il portiere puntando prima di tirare. Stava quasi per funzionare. Gnabry. Gnabry. L'avversario ha avuto la meglio. Gioca una palla lunga. Javi Martinez. Ottimo il fraseggio. Prova Müller. Kimmich. Goretzka. Questo è Lewandowski. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Si avvicina alla porta. Può andare al tiro. Sané tenta il cross. Libera tempestivamente. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di
sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Si riprende con il secondo tempo. La mette in avanti. Lotta, ma perde l'equilibrio. Lewandowski la toglie dalla porta. Fallo, calcio di punizione. Alaba si prepara a battere a rete. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol. Ecco il tiro. Ha calciato da una posizione difficile. Niente di fatto, ma ha avuto coraggio. Goretzka. Gnabry. Lewandowski. Peccato per Saito. Ottima pressione la sua, palla recuperata. La gioca in profondità. Palla in avanti verso il compagno. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Javi Martinez. Alaba e conquista la palla. Gnabry. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Scodella in avanti. Sané. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Sicuri in fase di palleggio. Jerome Boateng con l'intercetto. Il portiere la spedisce su. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Lo hanno marcato molto bene, no? Non si è potuto liberare. Ecco Lewandowski. Di intercettare. Goretzka. Lewandowski. Pavard. Lewandowski. Gnabry. Ottimo scambio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Nello spazio cerca l'idea. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Müller. Sané. Javi Martinez. Di forza. Müller. Müller. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Bell'intervento di Pazzini. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Questo errore potrebbe esservi fatale. Sané! Tiro davvero da dimenticare. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione.
perde il duello fisico con l'avversario. Kimmich. Tentativo di allungare il gioco. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Cercano spazio sulla fascia opposta. Palla intercettata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Müller. Ecco segnato. Se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Gioca con un pallone lungo. Fischio finale e dunque tempi supplementari. Le due squadre sono annullate a vicenda. Si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Arbitro che fischia anche la fine del secondo tempo. Il punteggio rimane in parità. Adesso ci sarà un'altra mezz'ora da vivere, una mezz'ora emozionante con i supplementari. Supplementare. Tolisso opta per il lancio lungo. Prova a giocarlo in avanti, non si è capito con il compagno. Prova con la palla lunga. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Coman, palla a Choupo-Moting. Da lì può segnare. Coman è fuori gioco. Alaba. Pallone lungo in verticale. Scatta verso il pallone. E il portiere blocca. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla a Choupo-Moting. Ecco Sané. Possibilità di tiro. Va il tiro. E c'è. E dentro. Un bel gioiello. Difficile fare meglio. C'è grande intesa tra loro e si è visto chiaramente in questa azione. Sono in vantaggio di un gol. Davvero una bella serie di passaggi questa. Sané tenta la conclusione. E questa era veramente una grande occasione. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Javi Martinez. E con questa la palla. Preciso. E sarà dunque calcio d'angolo. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Choupo-Moting. Palla fuori di poco, finisce qui al primo tempo supplementare. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. L'azione è già in corso. Tanto sudore, molte energie spese. Si gioca quasi da fermo ormai. Tolisso ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Kimmich. Non riesce a mantenere il possesso.
Gnabry. Choupo-Moting. Coman. Può calciare. Passaggio intercettato. Allontana il pallone. Riceve il passaggio. Pavard. Riesce a rubargli il pallone. Bella apertura. Coman. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. E va a colpire di testa. Un'occasione davvero sprecata. Non si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande occasione e lui non è riuscito a sfruttarla. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Tolisso. Lungo passaggio in avanti. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Oh. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Non ci resta più molto tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Sono io che ringrazio te, Fabio.
Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, c'è una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Fallo, calcio di punizione. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Lewandowski! Noia dice di no! E qui il portiere si è addirittura superato. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Cerca di lanciare il compagno. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Lewandowski. Goretzka. Alza la palla in profondità verso un compagno. Davis. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Riceve un pallone interessante. Lewandowski. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lewandowski si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Sulla destra. Gnabry. Lewandowski. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Passaggio filtrante per Müller. Gnabry. Goretzka. A sinistra con il passaggio. Lewandowski. C'è spazio, occhio! Riesce ad intercettare. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Palla finita. Può colpire. No, non dice di no. Si libera della palla ed evita complicazioni. Goretzka. E trova bene il compagno. Allontana il pericolo. Müller. Ecco Lewandowski. Passaggio intercettato. Müller. Gnabry. Bell'anticipo, pericolo sventato. Müller prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Allarga e gioco con pallone a sinistra. Lewandowski. Davis. Goretzka. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Goretzka. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Müller. Gnabry. Pericolo. Lungo passaggio in avanti. Va in scivolata. Pallone lungo in verticale. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Riesce a liberarsi. Müller. E c'è il pallone di nuovo. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Passaggio filtrante per Müller. Gnabry. V
avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Coman! Noi lo dice di nuovo! Intervento a liberare. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Lewandowski. Gnabry. Ecco Lewandowski. Hernandez. Gnabry. Cerca lo spunto. Partito. Sono già scappati via. Avversario in difficoltà. Ha letto benissimo la situazione. Primo tempo che si conclude dunque qui. La tua analisi sulla prima frazione di tempo. Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo da difendere nel secondo tempo. 2-0 vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Si ricomincia. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Palla filtrante per Lewandowski. Coman. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Javi Martinez. Kimmich. Prova a verticalizzare. Müller. Ecco Lewandowski. Kimmich. Ecco il tiro. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Lewandowski è un tiratore molto pericoloso. Se lo lasci completamente libero è difficile che sbagli. Colpisce verso la porta. Ha segnato. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Lewandowski! Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Gnabry commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che il prossimo fallo non sarà perdonato. Pensa, fallo netto, non c'è ombra di dubbio. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Opta per il lancio lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lewandowski. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Palla in avanti, verso il compagno. Inventa nello spazio. Müller! Non trova la porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa.
situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Colpisce il linea portiere battuto. Ha sprecato una buona palla. Questa volta davvero esagerato. Non aveva proprio speranze di segnare da lì. Gnabry. Palla intercettata. Prova a giocarla in profondità. Alaba. Coman cerca la fondo sulla sinistra. Si libera la grande. Vediamo se crossa. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. La mette in avanti. Alaba. Ecco Lewandowski. È riuscito a passare. Ottimo disimpegno, fondamentale. È come nel possesso del pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alaba riesce a rubargli il pallone. Se ne va. Intercetta il passaggio. Occhio al tiro. Infilza il portiere. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Choupo-Moting! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Alaba. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Gnabry. Prova Müller. Tocco preciso. E passa. Bella. Vuole tirare. Rassicurante direi. Müller colpisce il pallone e c'è la rete. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Personalità, impegno e sicurezza oggi. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per decentrarsi. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.